Ebbene sì, siamo abili arruolati in ruote americane, Franco ci ha dato i gradi e vi terremo compagnia fino alla fine del 2013. Tutti i venerdì Telenova canale 14 alle ore 23, tutti i martedì Sport Action canale 195 alle ore 21. E per chi non intercettasse le puntate può trovarle sul canale Valley Store di YouTube. Oggi siamo sotto il sole ma c'è la neve, sopra la neve abbiamo appoggiato un F-150 Raptor in versione Super Crew, specialissima, un po' il punto di arrivo per gli amanti dei pick-up americani, senza nulla togliere ai grandi Dodge, GMC Sierra, Chevrolet Silverado e tutti i fratellini made in USA, il Raptor è un passo più in là, è una macchina con una piattaforma importantissima, nasce Rally Marathon, motore 6200 da 400 cavalli, cambio 6 rapporti, chiaramente col comando sequenziale, bracci in duralluminio, blocchi anteriori e posteriori, insomma una macchina capace di fare ogni cosa, di farci divertire nel tempo libero, di farci lavorare se abbiamo un'azienda, quindi capacità di carico e di traino infinite, il traino addirittura da qualche anno ha il freno elettrico per gestire il peso del carrello. Per poi finire a gare di fuoristrada vere come fanno in America, se guardate i video su YouTube di questa macchina dedicati, vedete cosa sa fare di serie, è veramente al di là di ogni aspettativa, ve l'abbiamo portata, ve ne parleremo, abbiamo portato a casa diversi Raptor fino ad oggi, ma mai in versione Super Crew. Vi ricordo che il Super Cab è quello con la cabina piccola, quindi la grande porta anteriore omologata a 5 posti con la piccola portina a vento, mentre questa è l'allestimento più lungo, diciamo che dietro ci possiamo ballare, ci possiamo fare quello che vogliamo da quanto è lunga e spaziosa, un po' più dedicata al trasporto dei passeggeri senza togliere nulla alla capacità di carico e al resto, anzi andiamo addirittura al di là di quello che è il comfort del Super Cab, perché il passo lungo l'addolcisce ancora di più sia su fuoristrada che su terreni chiaramente morbidi come l'asfalto e le nostre strade. Ora parleremo di lei, vi faremo vedere come si muove sulla neve, come si muove su strada e entreremo nei più piccoli dettagli. Non abbandonate questo servizio se è tutto dedicato al Raptor ed è tutto per voi. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Hey! Why must the children play in the street? Broken hearts and faded dreams. These are love. Sicuramente quando un cliente si avvicina a comprare un pick-up la cabina è uno dei dettagli più discusso, più ponderato prima dell'acquisto. Fino ad oggi abbiamo portato a casa Ford F-150 Raptor in versione Super Cab. Vi devo dire anche che è la mia preferita perché è corta, la porta posteriore c'è perché si apre a libro ma non si vede, quindi la rende sportiva, cattiva, insomma una faccia così prepotente, una macchina così convinta per il fuoristrada è anche bello vederla sportiva. La versione Super Crew, Crew sta per equipaggio, dà invece spazio ai passeggeri, quindi il punto focale di questa automobile è proprio questa super cabina, farebbe invidia veramente a una limousine. La porta posteriore dà libero accesso ai passeggeri, quindi non hanno la necessità di aspettare che per esempio il guidatore apra la porta a vento come nell'altra versione, e dietro si trova uno spazio infinito, tre marcantoni da 1,90 e da 120 kg stanno comodi e stendono le gambe, quindi chiunque si avvicini a un pick up col punto di domanda legato alla comodità, la cabina Super Crew non solo dell'F-150 Raptor ma di tutte le versioni di tutti i pick up americani è quello che fa stare comodi i passeggeri, la famiglia, i bimbi, e non li sentirete più parlare fino alla fine del viaggio. Un altro dettaglio che viene sempre richiesto in fase di trattativa è la copertura del cassone. La copertura del cassone in questo caso è un hardtop, l'hardtop a mio avviso smorza un po' la linea, io voglio assolutamente vedere il taglio del cassone altrimenti non mi compro un pick up, però esistono diverse esigenze di utilizzo, per cui chi deve chiudere attrezzatura più alta del bordo cassone oppure vuole un mezzo furgone, ecco che col cassoncino trova tutto lo spazio che vuole con una bella serratura e gli oblò completamente neri scorrevoli, soluzione adottata non solo per chi porta attrezzatura alta ed importante da chiudere a chiave ma anche per chi usa il cassoncino per il trasporto dei propri animali e dei propri cani, quindi è una soluzione incredibile.
Direi abbastanza costosa, perché passiamo i 2.500 euro più IVA per questa preziosa copertura in tinta, però capace di risolvere un sacco di problemi di carico e di utilizzo. Altre coperture che non devono essere dimenticate sono Roll and Lock, che è quella che io adoro, quindi un rotolo di Kevlar completamente avvolgibile che scompare, quindi vi permette di caricare la vostra bella moto e di chiudere il cassoncino quando non ne avete più bisogno, per poi finire al soft top o il tono cover classico, che è un tappetino di Sky a bottoni, e quello è sicuramente il metodo più economico, siamo intorno ai 600-700 euro per chiudere il cassoncino, per chi del cassoncino ne fa un uso divertente, leggero, senza pensare troppo a lucchettare tutto quello che sta caricando. Adesso entriamo in cabina, andiamo a vedere i dettagli, andiamo a vedere quanti bottoni ci sono sul cruscotto e di quanti dettagli è equipaggiata questa bellissima macchina, la chiamiamo macchina, questo bellissimo pick-up americano di casa Ford. Questo è quello che vedete quando salite e vi mettete al volante di questo simpatico bestione. Bottoni ovunque, un cruscotto rifinito come fosse quello di una grandissima automobile di altissima categoria, ma senza dimenticare l'indole sportiva della macchina. Quindi rifiniture di altissimo livello su tonalità di nero, tono su tono, questi inserti grigi al cruscotto che fanno veramente sognare, fanno capire subito di essere su qualche cosa di speciale. Abbiamo un cruscotto centrale largo 60 cm, la retrocamera all'interno dello specchio, una cloche del cambio che non fa che venire voglia di correre e di fare fuori strada. Una cabina davvero, non, le immagini non possono farvi capire la bellezza e il dettaglio, quindi dovete per forza venire a vederla e a toccarla. Non accontentatevi di un video su YouTube o di una brochure in digitale sul sito, ne abbiamo sempre una in casa. Vogliamo farvi salire e portarvi a fare un giro, anche perché quando la vedrete muoversi sarà sicuramente qualche cosa che vi emozionerà come ha emozionato me. Ora mi vado a sedere sui posti posteriori e vi faccio vedere quanto spazio abbiamo per giocare mentre stiamo viaggiando. Ho voluto salire prima nella parte posteriore a porta aperta per farvi vedere la culla di comodità che attende i vostri ospiti e passeggeri quando dovrete affrontare un viaggio. Non vi dimenticherete subito di salire su quello che voi chiamereste un camioncino, un pick up. Sì, è un pick up ragazzi, ma ha spazio, comodità, sedili, pellami e rifiniture da limousine. Io sono un bel 1,83 per oltre 90 kg, mi siedo comodamente e credo di avere almeno 40 cm prima di toccare con le ginocchia il sedile anteriore, quindi i bimbi o i passeggeri si divertiranno, tireranno giù il monitor, guarderanno un bel DVD e non li sentirete più parlare fino al posto di arrivo, e darà loro fastidio fermarsi all'autogrill, avranno solo voglia di rimanere in movimento. Questo invece è il posto del guidatore, ancora più comodo che la parte posteriore, un sedile denominato Captain Seat, il sedile del capitano, riscaldato, condizionato, tutti i movimenti elettrici, lombari gonfiabili, insomma questo non è un pick-up, questo non è un camioncino ragazzi, questa è una macchina di altissima categoria, un cruscotto pieno di pulsanti e bottoni, un impianto della Sony da 600 watt, qualche cosa veramente che va al di là di quello che vi aspettate. Ora voglio commentarvela guidandola, ho voglia di schiacciare qualcosa, ma per schiacciare qualcosa intendo il pedale dell'acceleratore. Non per correre, ma per sentire la sensazione, per sentire ciò che trasmette a me per poi trasmetterlo a voi. Non lasciateci, tenete il televisore su questo canale e ci vediamo tra qualche secondo su strada. Questo fantastico F-150 Raptor, 28 quintali e non sentirli dovrebbe essere il suo slogan, passa da 30 cm di neve all'asfalto asciutto come se fosse un tappeto volante, un hovercraft. Il contatto a terra è praticamente identico. Dovreste provare la sensazione di guida, questa sensazione di auto scollegata dal terreno, questa sincronia perfetta tra cambio, motore, queste sospensioni morbidissime sono di una dolcezza infinita. Questo mix farebbe rimanere a bocca aperta anche i più scettici, i più ostici nei confronti dell'auto americana. In questa occasione voglio salutare Massimo di San Marino, che mi sta facendo un tifo incredibile su YouTube, lasciandomi un sacco di pistolate sui video. Ciao Massimo, sei simpaticissimo. E voglio tirare le orecchie ai suoi amici, perché con un grande pregiudizio parlano in modo cattivo e poco sensato, secondo me, dell'auto americana. Dovremmo imparare a provare per credere, perché tante volte il servizio di un giornale, piuttosto che il sentito dire, non ti portano ad avere
un contatto vero, la realtà legata a un oggetto, a una squadra, a una macchina, a un posto. Per cui cerchiamo di venire da me, partite da Bologna dove abitate, lasciate la piadina e venite a mangiare la polenta e venite a fare un giro, perché non vi voglio portare sull'auto americana, io non voglio portare a comprare cose che il cliente non vuole comprare, voglio solo, con l'aiuto di questa trasmissione, con l'aiuto delle mie comunicazioni, cercare di far ragionare la gente in modo più obiettivo. Le Mercedes, le Audi, le auto tedesche di grande portata sono macchine fantastiche, ma a me non interessano. Per cui non posso permettermi di dire male di queste automobili, posso solo dire non mi piace, non corrisponde al mio stile, non soddisfa la mia voglia di guidare per requisiti tecnici non congrui a me, chiaramente, ma non posso assolutamente parlare male di quelle automobili. Invito chi per pregiudizio parla male delle auto americane gratuitamente di fare altrettanto, quindi di dire sono grandi, non mi piacciono, non vorrò mai una macchina così, ma non parlatene male, perché se non l'avete provata non lo potete fare. Ora, mi ha salutato un amico, mi ha beccato col Raptor, un altro pick up, peccato che non posso girare la telecamera, mi ha distratto un secondo, scusatemi. Voglio affrontare un altro tema che potrebbe fare paura, che potrebbe così allontanare anche qua per forma di pregiudizio. Non consumano come pensate. Una macchina 6200 V8 come Raptor da 400 cavalli farebbe 3 con un litro solo se fosse un 3000 turbo diesel, perché dalle immagini e dal video avete capito che la stazza è tutt'altro che indifferente. Per cui il rapporto peso-potenza col motore deve esistere, altrimenti sottodimensionando quello che è il propulsore rischiamo di consumare del carburante impossibile. Un'altra cosa su cui voglio portare la vostra attenzione è che negli ultimi 10 anni il diesel sì è migliorato tecnologicamente, è arrivato a toccare 300 cavalli, ma è passato anche da 15 a 7 con un litro. Non parliamo delle utilitarie, non parliamo delle macchine quattro porte berlina o comunque di media taglia, parliamo dei grandi SUV, parliamo di quelli che sono i competitor dell'auto americana. Con i loro robusti motori turbo diesel non fanno 15 con un litro, e oggi, cari amici miei, fare 7 a benzina costa tanto come fare 7 a gasolio. Un Ford F-150 Raptor, in questo momento sto guardando l'econometro, vorrei veramente avere un'altra telecamera e farvela vedere, a 110 all'ora sono a 1400 giri, questa auto in questa condizione fa 7,5-8 con un litro. Ho capito che se schiaccio faccio 4, ma la media è sempre centrata tra 6 e 8. Quindi allineata assolutamente ai grossi turbo diesel. Quindi smettiamo di sparare sul morto e dire sono delle spugne, ci vuole l'autobotte dietro, battute veramente infelici, perché al contrario del motore a gasolio che è passato da 15 a 7, il benzina è passato da 5 a 10 nella media. Abbiamo abbandonato i vecchi carburatori anni 80 e con l'avvento dell'iniezione digitale anche i loro poderosi V8 consumano il giusto. A questo voglio aggiungervi che hanno dei sistemi meravigliosi, che sono i motori modulari, quindi spengono 4 cilindri quando non ne hanno bisogno. Oltre a questo, la poderosa coppia che li fa muovere vi permette di guidare l'auto veramente con l'acceleratore appena appena sfiorandolo. Non abbiamo bisogno di schiacciare per andare, è fuori discussione che se mettiamo in fondo e usiamo i 400 cavalli andiamo a consumare. Ma ormai dove si va? Cosa si fa? Un pick up come questo è fatto per portarti in giro comodo, per mettere 3 persone che stendono le gambe, si guardano un DVD e arrivi a Capo Nord senza nemmeno sapere di essere partito. Ormai è il viaggio l'automobile, la macchina sportiva non riusciamo più a godercela, come giusto che sia, perché ripeto sempre il concetto, su strada dobbiamo andare come si va su strada, non siamo in pista, quindi anche le super sportive devono tirare un freno quando sono sulle nostre superstrade. A maggior ragione i nostri SUV, i nostri pick up, queste macchine dalle dimensioni importanti devono viaggiare a 120-130, e vi assicuro ragazzi che a quelle andature un grosso turbo diesel europeo consuma come un grosso V8 americano. Però ad uccidere i costi di gestione abbiamo il GPL. Con 3.000 euro più IVA montiamo un GPL sequenziale e spendiamo un euro al litro. Questo significa che se facciamo 6, se percorriamo 6 km con un litro di GPL, è come fare i 12 a gasolio. Quindi rompiamo, sfatiamo questa chiacchiera da bar, smettiamo di nominare il diesel consacrandolo, perché lode alle macchine turbo diesel di nuova generazione,
poderose, importanti, silenziose non troppo, però sono arrivate sicuramente ad un ottimo livello, ma sicuramente dispendiose, sicuramente golose di carburante. Ora io mi godo questo giro, sto guardando le montagne, sono in direzione Lecco, su questo, come ripeto, tappeto volante, mi coccola, mi culla, sono felice di guidarlo perché, come dico sempre, il mio lavoro mi porta ancora ad emozionarmi quando accendo questi grandi motori. Torno a parcheggiarla nel parco pieno di neve e ci vediamo tra pochissimi secondi per i saluti. A tra poco. Ciao. Bene, siamo rientrati da questo giro bellissimo e spero che sia piaciuto a voi tanto quanto è piaciuto a me. Se volete farlo dal vivo non dovete fare nient'altro che venire in via della Betulla 11 a Lissone e chiedermi di provarla insieme a voi. Voglio approfittare ogni volta che parlo di pick-up di entrare nell'argomento utilizzo autocarro, perché sto facendo una guerra infinita alle male lingue, alle voci infondate che bloccano l'utilizzo dell'autocarro. Non è vero niente. La categoria N1, quindi i pick-up nascono autocarro, non sono degli SUV convertiti, e nella qualifica K Cassone omologati come uso proprio, e quindi questa è l'omologazione che io vi darò quando vi consegnerò la macchina, non limita la vettura nel suo utilizzo. L'unico autocarro che paga pene di utilizzo, quindi vengono attribuite delle limitazioni d'uso, è l'autocarro conto terzo sopra i 62 quintali a pieno carico. Quindi non fatevi confondere, ribadisco a tutti che ho un bel modulo sul sito supportato da leggi, perché non sono parole, io non vi sto vendendo del fumo. Il codice della strada non l'ha fatto l'amico al bar, quindi non fidatevi delle chiacchiere che sentite e di tutto quello che l'amico vi dice che ha sentito. Basta questo giro di parole che non serve e non porta niente. Il mio modello sul sito vi accompagna in un percorso, vi spiega esattamente nel dettaglio a che categoria fa parte l'N1 e perché lo possiamo usare liberamente, con i bimbi a bordo, non c'è blocco festivo, insomma una macchina come se fosse una vettura. Le proprietà detraibili non vengono assolutamente rimosse, quindi se abbiamo una partita IVA fate l'acquisto sereno e altrettanto serenamente dovete affrontare la divisa che vi ferma. Sicuramente c'è questa guerra all'autocarro e non ho mai capito per quale ragione e per quale ragione dà fastidio, però pur rispettando le forze dell'ordine, pur rispettando la divisa, non sempre avere una divisa significa avere ragione. Per cui affrontate l'argomento serenamente e se avete dei dubbi non posso che dirvi di chiamarvi. Vi svelerò qualunque dettaglio e cavillo di quel modulo e del codice della strada che parla dell'utilizzo dell'autocarro, della sua detraibilità e di tutto quello che puoi fare e non fare. Ti assicuro che puoi fare tutto e non c'è nessuno che ti può dire scendi dalla macchina o fai scendere i tuoi passeggeri. Quindi non facciamoci spaventare da questo argomento. Bene, direi che con Raptor abbiamo finito, siamo rientrati alla base, quindi nel mio cortile sotto la mia insegna vi saluto, vi invito a visitare il sito vallistore.com per tutti i dettagli mancanti, credo di avervi detto, non dico tutto, ma tante cose su di lui. Ci vediamo tra poco per il prossimo servizio. Ciao!